Allora, ho messo la telecamera lì per vedersi bene l'ammaccatura, quindi questo sportello posteriore lo vediamo vistosamente ammaccato, mentre questo davanti sembra che c'è solo della vernice dell'altra macchina. È stata toccata in un parcheggio, non si sa neanche da chi quest'auto, e comunque andremo a pulire prima tutta la vernice che è lasciata dall'altra auto, appunto, per andare poi a vedere tutte le imperfezioni o tutte le piccole ammaccature che possono essere state fatte appunto dall'urto. Quindi dopo pulito andiamo a smirigliare la vernice, togliere la vernice da dove ci sono le ammaccature e a tirare con lo spotter i punti appunto che sono ammaccati. Qui metteremo una serie di tiraggi per tirare completamente la sagoma e poi passo per passo vedremo cosa andiamo a fare. Questa è l'ammaccatura vista ancora più da vicino. Non è tanto il lavoro che dobbiamo fare, comunque ci impegna abbastanza perché comunque anche se qua pulendo non abbiamo nessun difetto, dobbiamo comunque sfumare anche la porta e quindi implica la verniciatura appunto di tutte e due le porte. È un bianco, sembrerebbe pastello e invece è un perlato, quindi molta attenzione per questa vernice molto particolare. Con un po' di semplice pasta abrasiva andiamo appunto a levare tutti questi segni neri o di vernice che l'altra auto ha lasciato su questa macchina. Dopo la lucidatura che abbiamo fatto per asportare tutti i segni appunto dell'urto con l'altra macchina, è rimasto solo il bordino leggermente graffiato, ma qui basta carteggiare e verniciare. Poi andiamo a fare la piccola riparazione a questa ammaccatura e poi anche qua dietro vedo che non ha altri segni da riparare o da stuccare. Quindi è un piccolo lavoro, però purtroppo dobbiamo estenderci anche alla porta anteriore per la questione della sfumatura. Questo, come ho detto prima, è un bianco perlato, quindi è un metallizzato. Non possiamo permetterci in un'auto così nuova di avere un taglio netto con neanche una minima differenza di colore. Andremo a saldare questo inserto, quindi come vediamo sono delle punte mobili, quindi l'ammaccatura più in fondo si salderà a questa distanza, poi meno profonda è, quindi questi sono più indietro. Quindi se l'ammaccatura è molto profonda qua, questi si trovano più indietro e comincerà appunto a tirare da quella più profonda fino ad allinearsi tutti quanti insieme. Quindi la sagoma sarà perfettamente dritta. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino il funzionamento di questo inserto. Ovviamente ce ne sono vari tipi, quelli un po' più curvi e quelli più larghi. Insomma, noi adesso in questo caso dobbiamo usare questo e andremo a vedere saldandolo che cosa succede. Ovviamente prima abbiamo dovuto saldare la massa e quindi punto per punto andremo a fissare tutti questi chiodi nella linea, giusta della sagoma. Adesso andiamo a infilare la staffa che poi ci consentirà di attaccare appunto il tiraggio e tirare questa sagoma. E una volta messa in tiro la sagoma, andiamo ad abbassare quest'angolo che si è formato al di sopra della sagoma naturale dello sportello, quindi andando ad abbassare ci consentirà di tenere ferma la sagoma una volta che esce. Ovviamente è un'operazione che va fatta lentamente perché a ogni colpitino la lamiera
la linea della sagoma, ogni colpitino che diamo tende a uscire fuori. E per chi si chiede come è fissato questo attrezzo a terra, è una ventosa che funziona l'aria, viene attaccata appunto all'aria compressa, quindi in aspirazione continuo ha una sorta di guarnizione che fa da ventosa appunto al pavimento. Diamo ancora qualche altro tiretto, perché comunque la macchina è sul ponte e tende un po' a flettere appunto, però comunque questa qui sta facendo una bella forza, che una lamiera come questa non ha problemi a tirarla. Comunque credo di esserci già con la linea. Andiamo a mollare questo attrezzo, chiudiamo l'aria e sganciamo l'utensile per vedere come si presenta adesso la linea. E per staccare l'utensile non dobbiamo fare altro che staccare i chiodi a uno, facendo mezzo giro in questo modo, si disalda la punta e si stacca. Quindi andiamo a staccarli tutti quanti. Come avete visto, lo stucco è proprio una rasatina leggera leggera, poi andando a spianare, a carteggiare, andremo a levarne una buona parte, quindi praticamente ce ne rimane quasi niente. E questo è il risultato dopo la carteggiatura. Adesso vi faccio vedere da vicino quanto stucco metallico ci rimane. Praticamente ci rimane lo spessore di un fondo dato con la pistola o di un poliestere. Si può vedere benissimo la lamiera in trasparenza attraverso lo stucco metallico, quindi rimane proprio un filino. Ecco, vi ho voluto far notare questa cosa, perché comunque quando si vede il carrozziere con lo stucco metallico in mano, insomma, sembra sempre una cosa brutta, perché lo stucco metallico comunque è stato sempre oggetto di riempimento e di nascondere appunto difetti, ma non è più così. A parte che oggi lo stucco metallico è un prodotto buonissimo, flessibile, è come la vernice, è come il fondo, è come qualunque altro prodotto che abbiamo in carrozzeria. Quindi una volta che facciamo una buona raddrizzatura alla lamiera, lo stucco metallico serve solo per andare a spianare quelle piccole imperfezioni che rimangono. Adesso andiamo nella cabina di verniciatura per dare il fondo e continuare la lavorazione. Adesso vado a dare due mani di fondo leggera per andare a isolare lo stucco metallico e la lamiera dalla vernice. Quindi lo diamo bianco in modo da avere una faccia di copertura poi con la vernice, mentre ovviamente nelle macchine nere andrò a dare il nero. Quindi sono due colori, il bianco e il nero, che andiamo a combinare ogni volta in base al colore che dobbiamo fare. Qui ci sono le combinazioni di grigio, cioè noi andiamo a appoggiare il colore giusto sulla macchina e poi a secondo di quello che vediamo andiamo appunto a combinare il grigio giusto per andare facilmente in copertura. Sono tutti sistemi che sono stati creati appunto per poi andare sia a risparmiare la vernice, sia per il costo che per l'inquinamento, e comunque anche per non fare troppi spessori sulle auto. Quindi adesso andiamo a dare due mani di fondo. Due mani sono necessarie perché poi quando andiamo a carteggiare, a spianare ulteriormente la lamiera, andiamo a levare almeno uno strato, quindi ce ne rimane un altro per poter mantenere l'isolamento necessario per poter verniciare.
Adesso vi mostro un'altra curiosità per quanto riguarda la verniciatura. Qui abbiamo la temperatura dell'ambiente e l'umidità. Quindi in base all'umidità abbiamo delle scale qua, quindi temperatura, umidità, e questi sono i prodotti più o meno lenti che dobbiamo usare per comporre la vernice. E così con la verniciatura abbiamo concluso questo lavoro. Però prima di chiudere vi voglio dire una cosa. Nel mio piccolo paese c'è un concerto di Alex Britti il 21 agosto. Io faccio parte della macchina organizzativa e quindi sono lì. Quindi il 21 agosto, chi vuole venire ci possiamo incontrarci, ecco. Mi raccomando, vi aspetto tutti. Ciao!